fare. Per gli appassionati di motori, il nome dell'ingegner Paolo Stanzani non è sicuramente sconosciuto. Basta ricordare i suoi tanti anni di progettazione alla Lamborghini, quindi il tentativo di rinascita del marchio Bugatti e l'esperienza in Formula 1. Momenti professionali e di vita che sono gli ingredienti del libro scritto da Vittorio Falzoni Gallerani, edito dalla libreria dell'ASI, intitolato Paolo Stanzani, genio e sregolatezza. Ma se il racconto del libro è affascinante e ci consente di avere un quadro ben preciso sulla storia dell'uomo, del tecnico, delle aziende, dei colleghi e dell'intero settore dove ha lavorato, sentire questa storia e seguirne il percorso direttamente dalle parole del suo protagonista assume un significato ancora più profondo ed interessante, soprattutto quando si intreccia con quello della Lamborghini. È quanto si è verificato allo stand dell'Automotoclub Storico Italiano ad Auto e Moto d'Epoca alla Fiera di Padova, dove l'ingegner Stanzani, intervistato dal collega Danilo Castellarin nell'ambito dell'iniziativa Quattro Chiacchiere all'ASI con, ha raccontato la storia della Lamborghini, del suo rapporto con Ferruccio, il fondatore dell'azienda automobilistica omonima e quella della Miura, sicuramente la macchina più famosa prodotta nello stabilimento di Sant'Agata. Alla fine di questo incontro, quattro chiacchiere per conoscerlo meglio, le abbiamo fatte anche noi. Quando inizia a progettare? Inizio a 16 anni e faccio un brevetto. Faccio un brevetto di un bollitore del latte, dove il latte non va di fuori. E vendo il brevetto a un'azienda, ricordo la ditta si chiamava Fanucchi, e gli vendo questo brevetto con il ricavato, mi compro un Laverda 75. Non avevo 18 anni, quindi il contratto lo viene a firmare mia madre. E anche il libretto, che la moto ce l'ho ancora, il libretto ce l'ho ancora, è intestata a mia madre perché io ero minorenne. E quindi quello è il mio primo progetto. Poi faccio un'altra cosa, prima che lo facciano qualcun altro, faccio un dispositivo perché in curva i fari delle macchine seguono la curva e non vadano dritto. Il mio era molto semplice, era fatto con dei cavi della bicicletta, dei freni e quindi con delle molle di contrasto sul faro che ruotava. E lo passai alla Fiat, non lo vollero niente, anni dopo venne fuori la Citroën. Dopodiché entro in Lamborghini e in Lamborghini c'era praticamente molto da rifare perché il motore era un motore valido, realizzato da Bizzarrini, non era un motore adatto per l'uso stradale e quindi c'era da rivederlo tutto, cominciando dalla distribuzione, dall'alimentazione, il fatto che era un coppa secco invece doveva essere un coppa umido perché eccetera, ridisegnare le bielle, perché Bizzarrini, siccome che aveva un contratto con Lamborghini, che Lamborghini gli chiese, deve essere un 3005, deve avere 350 cavalli, se no io non ti do niente. Lui pur di tirar fuori... Fece un motore da Formula 1 praticamente, sotto i 4000 giri non aveva niente e quindi... E lì, proprio il primo giorno, mi ricordo il primo giorno, presi a mano la biella, dovevo rifare la biella perché la biella di un Formula 1 di solito era ricavata del pieno perché aveva le nervature, diciamo, del piano della biella, perché era logico così da un punto di vista della resistenza, mentre non si riuscivano a stampare fatti in quel modo, invece noi dovevamo andare in produzione, avevamo bisogno di stampare il grezzo della biella e quindi le costole dovevano essere dall'altra parte. Quindi ridisegnai la biella, poi pian piano ridisegnai il motore, ridisegnai gli assi a cam. Questo fu il mio primo lavoro, primi mesi in Lamborghini. Lei è famoso per aver progettato macchine di grande prestigio, ma non ha mai lavorato sulle utilitarie? No, mai. È stato il mio cruccio. Io avrei preferito lavorare sulle utilitarie. Anzi, ho così nei miei scarabocchi molti studi di utilitarie. Proprio pensando che l'utilitaria non deve essere concepita come una vettura normale in piccolo, ma proprio con degli schemi meccanici completamente diversi che attutiscono i costi e veramente si riesca a fare una macchina economica e nello stesso tempo atta a quello che deve essere un'utilitaria. A parte questo, ha qualche rimpianto? No, perché direi che ho passato la vita lavorando molto ma divertendomi.
E quindi non ho nessun rimpianto per questo, perché diciamo che ho giocato tutta la vita, mi sono divertito tutta la vita. E allora, per chi non ha potuto seguire il dibattito di Padova, ma vuol conoscere con che cosa si è divertito l'ingegner Paolo Stanzani, non resta che andarsi a leggere il libro delle edizioni ASI o aspettare il prossimo convegno in cui sarà protagonista.